Buonasera a tutti, siamo alla seconda parte di questa maratona a tema Gender Emergency. Ci siamo. Io la vedo, lei mi sente? Io non la sento però. Chiedo dei feedback gentilmente dal pubblico per sapere se sentite il professor Rinaldi. No, a me non sente. Voi sentite me? Potete darmi dei feedback? Altrimenti riproviamo il collegamento. Ok. Potete dirmi se mi sentite, per favore, feedback audio video? No, non si sente. Ricomincio. Ah, ok. Ora si sente? Sentiamo, allora probabilmente il problema era con il collegamento. Proviamo di nuovo. Speriamo bene. Professore è sparito, sì, Iurelio, stiamo provando a richiamarlo. Vediamo. Ok, buonasera professore, può provare a Io la parlare? sento, Okay. ma non capisco perché. Però io la sento. No? Non capisco proprio perché. Posso che. Vediamo se sento Allora, così. dicono che me mi sentono. Non si sente proprio nulla. Allora. Il problema, non so se mi sentite adesso, io non sento nulla, ma si sentiva tutto prima, perfettamente. Sentiamo tutti e due, mi dicono. Allora, io posso chiudere e attivare di nuovo, proviamo un attimo. Mi dispiace, Ok, no, no, ma si proprio non figuri. sento nulla. Ok, riproviamoci. Allora, proviamo di nuovo. Temo che possa essere un problema delle sue cuffie, però vediamo. Anche noi la sentiamo. Allora, provo a mandargli. Vediamo se riesco a contattarlo via telefono. Allora, nel frattempo che attendiamo il professore, io vi ricordo che. Ah, ecco, è qui. Riproviamo. Forse ci sentiamo. Ci sentiamo? Perfetto, adesso vi Ah, sento. meraviglioso. Allora, scusate, i Risolto, sì. problemi tecnici, però vabbè, la diretta è così. Vi presento il nostro secondo ospite di oggi, che è il professor Cyrus Rinaldi, che è il nostro primo ospite non Università degli Studi di Siena. Perché, infatti, Cyrus Rinaldi è ricercatore presso l'Università degli Studi di Palermo, dove insegna sociologia e si occupa principalmente del rapporto tra criminalità, violenza e maschilità. Lei mi corregga se sbaglio. Quindi Certo. inizierei subito ricordando il titolo del suo intervento, che è Diventare maschi. La domanda che sorge spontanea allora è: non si nasce maschi? Allora, questo è molto complicato. Intanto, diciamo, vorrei aggiungere una cosa a quello che lei ha detto, perché in realtà i miei corsi non sono semplicemente di sociologia, ma si chiamano in un certo modo. E il fatto che siano chiamati in un certo modo per me è importante. Il primo si chiama generi, sessualità e violenza, perché non c'è soltanto un genere, ce ne sono tanti, e l'altro si chiama maschilità, crimine, giustizia penale. E allora è importante che ci sia un nome, soprattutto quando alcune dimensioni non sono mai marcate da un punto di vista sociale. Quindi leggevo alcuni dei commenti poc'anzi mentre ascoltavo la collega Bianchi e c'era una spettatrice, auditrice, che diceva ciò che non nomini non esiste. Però è possibile anche che le cose che non nominiamo abbiano talmente forza,
da rimanere non marcate. Ed è questo l'elemento. Mi permetta anche di fare alcuni riferimenti a delle notizie di cronaca. Allora, uno sicuramente che ricorderemo tutti è il caso ignominioso dell'omicidio di Pamela Mastrandrea, questa giovane ragazza che viene uccisa da un pusher o segale. In qualche modo la dimensione marcata di questo caso è sicuramente la condizione di marginalità di questo pusher, che è nigeriano, quindi è un nero, e non viene detto altro. Altro caso, un giovane 14enne di pianura che nel 2014 viene violentato da un gruppo di coetanei con un compressore per pneumatici, da un gruppo di coetanei insieme ad un 24enne. Quali sono gli elementi marcati in questo caso? L'età, la giovane età delle persone, il fatto che si tratta di una... Sentite ancora? È cascata la linea? Sì, per breve tempo. Per breve tempo, però mi sentite? Sì. Il caso, per esempio, veniva marcato soprattutto la dimensione dell'età, del fatto che ci fosse una derisione ingiusta nei confronti degli obesi, delle persone grasse, nel caso di questo ragazzo. Quindi questi erano gli elementi marcati. Altro caso, e perdonatemi per i vari casi che sto adesso qui ricordando, e contemporaneamente sto comunicando il link agli altri studenti di Palermo che vogliono unirsi a noi. Luca Traini, lo ricordiamo tutti. Si è armato di tutto un punto, in qualche modo cerca di dimenticare l'omicidio di Pamela e spara su sei neri. Anche in questo caso l'elemento viene marcato. Voi mi sentite? Perché sono un po' di torno. Molto male. Io la sento molto male. Forse meglio? No, peggio. Che può fare? Forse sono le cuffie il problema? Potrebbe essere questo? No. Capisco quello che mi sta dicendo dal contesto linguistico, ma non la sento. No, ti sente nulla, dicono. Sì, infatti. Credo debba togliere le cuffie, suggeriscono. Ma se tolgo le cuffie non sento più lei, come è accaduto prima. Sto bene. Però. Proviamo, io provo a urlare. Proviamo. Ok, provo a urlare un po' di più. Sì, mi sentite? Sì, molto meglio. Va bene, benissimo. Lei sente me? Io benissimo, basta con questa roba tecnica, mi hanno consigliato il tutto da acquistare, va bene. Quindi Luca Traini viene, spara su questi sei neri perché vuole vendicare Pamela Mastrandrea. Quali sono gli elementi che vengono evidenziati? La pazzia e lo squilibrio, gli stessi elementi che solitamente vengono indicati quando nei casi di femminicidio, espressione che solitamente non mi piace molto, e di violenza domestica, lo squilibrio e il raptus del maschio che uccide la propria compagna. Un altro esempio, il colletto bianco che giustifica il peculato, le frodi, l'inquinamento delle falde acquifere, in qualche modo sostenendo che la sua azione è razionale, che è determinato, che vuole conseguire dei risultati, che in qualche modo estende la propria famiglia a tutti i dipendenti e si fa pertanto difensore anche delle famiglie dei suoi dipendenti. Altro elemento, per mettere un po' tutte le tipologie che sto scegliendo in maniera arbitraria, mi rendo conto, quegli omosessuali molto maschili che hanno bisogno, per esempio, di distanziarsi da altre forme di soggettività, le persone transgenere, le persone effeminate. Allora, questi elementi marcati, di fatto, continuano a marcare delle differenze, però resta sottintesa e sottaciuta, ed è tanto segnalata proprio perché resta assente di segnalazioni, forse il comune denominatore di tutte queste caratteristiche, la maschilità dei neri e dei bianchi che utilizzano violenza nei confronti delle donne, come dire, non possiamo immaginare ignominioso semplicemente l'atto di Osaghele
contro Mastrandrea, perché siamo specializzati nella nostra nazione in altri tipi di violenza, che, ma l'elemento della dimensione etnoraziale diventa preponderante, è quella differenza che viene marcata, la mascolinità no. Nel caso del ragazzo violentato rimane il legame omosociale maschile, il fatto che questi maschi, per diventare più maschi, abbiano bisogno di colpire un soggetto che si allontana dalla maschilità normativa. Il ragazzo obeso, il ragazzo timido, il ragazzo che non si difende. La stessa cosa Luca Traini. Perché non analizzare questo caso con la maschilità, una maschilità paranoide e revanchista, un po' quella che viene alimentata dai motti dei nostri politici conservatori e reazionari, Dio, padre e famiglia, quindi potrebbe essere una reazione normale se vogliamo. Allo stesso modo il colletto bianco che si fa maschio razionale imprenditore, così come l'omosessuale maschio che sviluppa una dimensione normativa e si rende persino complice della maschilità egemone. E allora, guardando la sua domanda, ma noi siamo qualcosa o facciamo qualcosa? Perché se il nostro genere, la nostra sessualità sono considerati come delle caratteristiche essenziali, naturali, allora c'è poco da fare. Non possiamo intervenire, possiamo sicuramente apportare delle correzioni attraverso la terapia, per esempio, no? La medicalizzazione. Ma se utilizziamo questo assunto, stiamo implicitamente dicendo che cosa? Che ci deresponsabilizziamo politicamente rispetto a certe condotte, a certi tratti, a un certo modo di costruire le identità. Ebbene, non è una posizione non praticata. Penso per esempio a tutti gli approcci essenzialisti e naturalizzanti che per esempio considerano caratteristiche di genere e sessuali come statiche. C'è un libro del 2000, non è tanto tempo fa, di Thornhill e Palmer, era in inglese A Natural History of Rape, una storia naturale dello stupro, le basi biologiche delle condotte coercitive. Allora, i due autori sostenevano che i maschi, per le loro caratteristiche genetiche, dovessero e potessero in qualche modo diffondere i propri geni. Pertanto lo stupro non è legato a una dimensione di asimmetria di potere, ma è legato piuttosto alla possibilità che ha il maschio di espandere il proprio corredo genetico. In questo modo ci deresponsabilizziamo e depoliticizziamo la dimensione del genere e delle sessualità. Ebbene sì, diventiamo maschi. E come diventiamo maschi? Impariamo sin da subito ad essere sessisti, in qualche modo. Impariamo sin da subito ad abitare il patriarcato, lo imparano anche le donne. E diciamo perché poi, ad un certo punto. Lo impariamo col fiocchetto rosa e il fiocchetto azzurro, lo impariamo perché ci sono delle dimensioni appunto marcate. Perché dico sempre la dimensione marcata? Perché tutto ciò che è implicito, quando per esempio il genere diventa il maschile astratto, generale, si diceva prima nominiamo tutto al maschile, tanto più una categoria è implicita e non detta, tanto più questa categoria è egemone. Il maschile non ha bisogno di dirsi, tutte le differenze dal maschile sono marcate. Per esempio, mestruazioni, il menarca. Al sud, ma credo che sia, se possa parlare se non altro in maniera molto generalizzata, una ragazza che ha il menarca, la famiglia, considerando questo femminile come una sua propaggine, annuncia a tutti: mia figlia è signorina. La rende in qualche modo, anzi si fanno le corse in qualche modo per annunciare. Quindi vedete, questa è una marcatura di tipo socioantropologico, questa è una differenza che viene marcata. Perché il semenarca del maschio non viene mai marcato? Intendo con questa espressione le prime polluzioni notturne degli adolescenti, perché il corpo del maschio non è controllato così come è controllato il corpo delle donne. E allora noi impariamo a scuola, almeno dalle 7 alle 14 volte, nelle scuole elementari, a utilizzare l'espressione frocio, busone, culo, con tutte le varianti regionali, pur non sapendo
che significa quell'espressione, ma imparando a distanziarci da qualche cosa. Impariamo come maschi ad essere dei duri, impariamo quello che i sociologi chiamano dirty play, cioè a usare delle espressioni volgari nei confronti del femminile. Abbiamo le ossessioni per le misure, ma siamo dei misuratori razionali in qualche modo, no? Abbiamo bisogno che il nostro vuoto diventi qualcosa che si riempie. Perché dico il nostro vuoto? Perché se sei maschio, impari socialmente che l'essere maschile non corrisponda a qualcosa, lo è. Cioè non è qualcosa da riempire con dei significati, perché è già un significato. Quindi impari a dire: non sono una femmina, non sono un frocio. Quindi in qualche modo la maschilità diventa un vuoto, è un distanziamento. Quindi impariamo la competizione, impariamo ad essere oppressori, e per di più non siamo mai consapevoli di essere all'interno di questa oppressione, perché naturalizziamo queste caratteristiche, un maschio è un maschio. E le donne, le ragazze, imparano ad essere carine, imparano a svolgere, a costruire la propria identità all'interno di questa cornice affettiva, in qualche modo emotiva, ma devono essere sempre carine per un ragazzo. Quindi è come se le ragazze imparassero a guardarsi con degli occhi maschili, che non vengono mai messi in discussione. E allora il distanziamento è di questo tipo, cioè io imparo a non essere una femmina impara a guardarsi come la guarderebbe un maschio, e nel caso in cui ci sono delle ragazze, le cattive ragazze, chiamiamole così, quelle che in qualche modo disertano alcuni di questi modelli egemoni, lo slut shaming, dare della puttana ad un'amica, ad una compagna di classe, significa regolarla, rimetterla al posto, per esempio per questioni, rimetterla al suo posto, per esempio per questioni relative a componenti etnoraziali o ad appartenenze di classe. Quindi le ragazze devono essere delle inesperte. Ma tutto questo essere e tutto questo avere, avere un amante, avere una compagna, avere del potere, avere una famiglia, avere un lavoro, significa in qualche modo non comprendere, per esempio, che la costruzione dell'avere è anche, citando un bel libro che poi magari indichiamo alla fine, è non imparare mai a dire un no. E non capire mai quando un no è un no. Faccio riferimento a Lorenzo Gasparini, a questo bel libro che ha questa natura panflettistica, ma nello stesso tempo molto denso. Noi non impariamo mai a dire no, perché se la nostra costruzione dell'identità di genere e del genere è quella di essere sempre proattivi, perché noi ci dobbiamo provare sempre, una ragazza impara sempre però ad essere reattiva, ad essere risvegliata dal principe azzurro, non bacia mai lei il principe azzurro, chiaramente sto parlando di modelli generali che stanno cambiando col tempo, per fortuna, ma sono a macchie di leopardo, diciamo, in tutto il mondo, in alcuni posti è persino ancora l'ortodossia quella di cui parlo. Quindi una ragazza impara ad essere reattiva, un ragazzo è sempre proattivo, quindi quando quel no è credibile, e questa è la posizione del maschio egemone in qualche modo, ostenta le sue condotte virili, la sua razionalità è esasperata, pensate alla rappresentazione maschile della ricerca scientifica e non di ambito scientifico, è lo scopritore in qualche modo, è il penetratore, quindi la razionalità della ricerca è maschile in qualche modo. Quindi sono anche dei modelli che non permettono a certi maschi, per esempio, di apparire all'interno della ricerca, se non essendo considerati come un sottoprodotto, come un divertissement. Ecco che i temi di ricerca, quando si legano al genere, sei un maschio che si occupa di maschi, per esempio, diventa un tema screditabile, se non già screditato. È un tema che è quasi una tua ossessione voyeurista, e questo è il modo in cui viene costruita. Quindi la competizione, l'efficacia sessuale continua, il ruolo egemone all'interno della coppia, delle diverse coppie, per esempio. Quindi è tutta una dimensione che noi impariamo a costruire nelle
pratiche quotidiane. Ecco perché sono d'accordo con la collega Bianchi quando sostiene che il problema è di tipo educativo e culturale. Non so se ho risposto alla prima, ma ho fatto giusto sì. Una panoramica. No, no, ci sono molti temi su cui riflettere e volevo chiederle, allora, dato che la maggior parte dei, delle caratteristiche che vengono associate al maschile sono spesso molto violente nei confronti di altri, sapersi imporre non per forza con la violenza fisica, ma anche con la violenza verbale, stare sempre un passo davanti agli altri, essere sempre vincitori. Questo come si correla poi? Esiste una correlazione con il fatto che la criminalità, il tasso di criminalità maschile è più, molto più alto, sensibilmente più alto rispetto a quello femminile? Allora, questa domanda è complessa e si può diciamo, analizzare con più, su più livelli, e credo che la collega che seguirà tratterà anche di statistiche e costruzione della criminalità. Però è chiaro che c'è un fatto, c'è un dato di fatto. Dobbiamo essere sempre consapevoli che la costruzione di statistiche, visto che abbiamo parlato di correlazioni col mondo della criminalità e quindi con le statistiche giudiziarie, sono sempre costruite da qualcuno. Quindi dobbiamo tener conto anche del fatto che non siano delle variabili indipendenti, ma che dipendono anche dal modo in cui l'organizzazione costruisce quel dato. E di sicuro ci sono almeno altre due dimensioni implicate. Il fatto che siano tutti quanti un dato che è oggettivo, tra virgolette, cioè il fatto che molti maschi, per varie fattispecie di reato, anche all'interno dei processi di vittimizzazione, siano il numero rilevante, può significare anche un'altra cosa, che spesso le donne non sono considerate in grado di mettere in atto delle azioni criminali. Quindi dobbiamo sempre stare attenti a questo pregiudizio di genere. Noi chiaramente, no, e io non sto intendendo dire questo, cioè io penso che le donne siano in grado e capaci di mettere in atto delle condotte criminali, però di fatto, diciamo, i dati, c'è per esempio quest'ultimo rapporto di Istat del 2017, delitti imputati e vittime di reato, è scaricabile su PDF, tiene in considerazione la serie dei dati dal 2004 al 2014, se non erro, e noterete come per esempio per varie fattispecie di reato, dagli omicidi e via dicendo, i maschi abbiano i tassi superiori, tranne per esempio, ed è questa un'altra cosa molto interessante, le donne figurano soprattutto per il delitto di ingiuria, che è veramente stereotipato, se pensate un attimo al tipo di azione, no? Delittuosa in senso stretto. Quindi sì, c'è una correlazione, ma la correlazione è data soprattutto dal fatto che spesso nell'analisi sociocriminologica la maschilità non viene presa in considerazione. Cioè non viene presa in considerazione la maschilità se non immaginando che un soggetto sia proattivo e che sia naturalmente pericoloso. Quindi il tipo di criminalizzazione è mirata a tipologie di maschi specifici, le classi subalterne, che sono propense alla criminalità in qualche modo, sono le classi pericolose che adesso diventano più pericolose in tempo di Covid perché non sono in grado neanche di autoregolarsi, oppure i non bianchi, i giovani e giovanissimi. Quindi ci sono anche delle classi che in termini stereotipati sono considerate naturalmente propense al crimine. Di fatto, quindi, non c'è questo primo stereotipo, questo tipo di maschilità è sempre una maschilità proattiva, infatti non riconosciamo aggentività criminale, per esempio, alle donne, non la riconosciamo alla popolazione LGBT, se non in quanto soggetti sessualizzati. Le donne sono soprattutto prostitute, nella popolazione LGBT l'omicidio macabro nel mondo diciamo sordido degli omosessuali o della prostituzione trans, non abbiamo altri tipi di aggentività riconosciute, e quindi pertanto ci sono tutte queste costruzioni. Non scordiamoci però che gran parte della riflessione criminologica è stata fatta da maschi.
cioè è stata fatta da maschi che hanno costruito in qualche modo la loro controparte, hanno avuto bisogno di silenziarsi in questo non marcato, che poteva essere, ed è giusto ricordarlo, la maschilità associata con la classe, con l'abilità corporea, con la bianchezza. Non è semplicemente un problema di maschilità, qui la stiamo isolando questa variabile. Hanno sottaciuto queste dimensioni marcando e differenziando tutti i loro altri in qualche modo. Sì, e tutto questo naturalmente porta a una serie di problemi nella vita di tutti i giorni. Per esempio, penso, se ne sta parlando ultimamente del bias medico, per cui, esattamente come magari nell'analisi criminologica, anche negli studi medici il campione è prevalentemente maschile, e quindi spesso non si sa quale sia l'effetto collaterale di un farmaco o i sintomi di una certa malattia sulla controparte femminile, appunto perché non viene spesso considerato come parte del campione. E a questo proposito, infatti, c'è un commento che dice: gli effetti del patriarcato si riverberano sul corpo maschile e sulla percezione dello stesso. Solo un uomo over 50 su 4 è in grado di identificare correttamente la funzione principale della prostata, mentre la maggior parte delle donne frequenta regolarmente un ginecologo. Quindi non ci sono soltanto svantaggi per la parte femminile, ma naturalmente ce ne sono moltissimi anche dalla parte maschile. Non fa bene a nessuno questo sistema di costruzione della maschilità. Ma infatti quello che aggiungo sulla questa sollecitazione: attenzione, il patriarcato è un sessismo, il sessismo è un problema per tutti e tutte, e tutto. È un problema generale, perché è lo stesso patriarcato che, per esempio, fa assumere il sessismo, è un certo modo di costruire la reputazione maschile che fa assumere, per esempio, ai giovani adolescenti le condotte spericolate, l'assunzione, la poliassunzione di sostanze ed alcol, le condotte a rischio, perché devi dimostrare sempre di essere qualcuno. Questa dimostrazione, questa costruzione in peritura della nostra identità maschile, come se, come dire, non avesse mai fine questa impresa razionale e titanica, ci porta anche ad essere sottoposti a stress fisico, se ci pensate un attimo, a questo corpo che non ha mai cura di se stesso, perché non è un soggetto di cura o che cura, è un soggetto che esiste indipendentemente, a questa sessualità. Il fatto, per esempio, che la dimensione della prostata come sottaciuto, questa è un'altra cosa interessantissima che ha espresso il commento, come dire, è quel sottaciuto che ci differenzia in qualche modo dal punto di vista biologico dal femminile, l'unica vera differenza, ma rimane sempre un tabù per il corpo del maschio, impenetrabile, che anche in termini metaforici ci porta a pensare che questo corpo che non può essere osservato, vivisezionato in qualche modo, come accadeva nello sviluppo, per esempio, dell'anatomia, quando, se vi ricordate questa immagine molto bella di questo lavoro, molto bella, insomma, perché esplicativa e simbolica, i medici cinquecenteschi che osservano questo corpo che è sezionato ed è un corpo di una donna. Il corpo del maschio non è mai trasparente, il corpo della donna invece, come dire, dalla possibilità di verificare lo stato di gravidanza attraverso le ecografie, diventa trasparente e controllabile. Un corpo del maschio è sempre impermeabile e impenetrabile. Mi sono molto d'accordo con quanto diceva nel commento chi ha scritto. Ecco, questa metodologia di costruzione della maschilità, in teoria, poteva essere messa in discussione in passato e tuttora da alcuni che potevano proporre un modello di maschilità alternativa, come per esempio gli omosessuali. Che cosa è successo invece? Cosa è successo invece? Questa è un'altra domandona. Ma è successo invece che la fascinazione per la normalità è molto più prevalente della capacità di disertare. Probabilmente questo.
ed è da leggere insieme anche con dei processi che sono economici e politici. I processi economici e politici sono un neoliberismo che fa della responsabilità individuale del consumo i suoi assiomi principali, e pertanto le maschilità consumabili in termini di rappresentazioni sono quelle maschilità omosessuali che non rivestono una minaccia per l'eterosessuale medio. Facciamo un esempio che è molto più grossolano, se volete, ma ci porta anche a capire che significa costruirlo nella vita quotidiana. Uomini e donne, un programma molto seguito e molto popolare, che comunque rappresenta dei cambiamenti. Vi ricorderete sicuramente il tronista gay. Tempo fa c'era questo signore che era stato invitato per trovare la sua anima gemella. Era molto interessante notare i commenti che alcuni degli ascoltatori, chi segue sfegatato questi programmi, utilizzavano nei post su Facebook. Non si vede che è un gay, è più bello di un etero. Allora, questi sono degli elementi molto interessanti, perché ci fanno comprendere come questa mancata differenza non è con questa somiglianza, scusate, con questa rappresentazione normativa, non è un cambiamento del modello, è un'assimilazione delle maschilità gay a quel modello. Ed è un'assimilazione che viene determinata dal fatto che anche la maschilità omonormativa, in questo caso, deve distanziarsi da tutti quei soggetti e quelle identità che la possono mettere in discussione, che la inquinano. Dicevamo prima le persone transgender, gli effeminati, le persone LGBT disabili, le persone LGBT non bianche, le persone LGBT anziane. Tutti parametri di differenza che, essendo evidenziati dal nuovo discorso egemonico maschile omosessuale, diventano delle differenze che permettono al modello normativo di attestarsi semplicemente. Questo porterebbe, almeno in teoria, poi nella pratica a me è successo di discutere con un mio amico della comunità appunto di questo, non soltanto quindi da una categoria che dovrebbe, cioè che è passata per la discriminazione a discriminare a propria volta, magari la comunità stessa lesbica, per esempio, perché a questo punto c'è anche la discriminazione di genere che subentra, non soltanto quella per l'orientamento sessuale, che a quel punto per la categoria non è importante, ecco. E quindi questo è sicuramente un aspetto su cui forse bisognerebbe riflettere, e ho chiesto una ricetta per combattere gli stereotipi di genere alla professoressa Bianchi. Non so se lei vuole aggiungere qualcosa. Beh, non c'è una ricetta, è quella che ha indicato già la professoressa Bianchi, che è persona saggia, che ha lunga esperienza, sicuramente quella della formazione, quindi dobbiamo dire i nomi. I nomi significa potere marcare quelle differenze che solitamente sembrano non marcate perché sono egemoni. Quindi io scrivo nei miei corsi generi, sessualità e violenza, io parlo della maschilità, ma parlo anche dell'eterosessualità. Parlo della bianchezza, parlo dell'abilità corporea. Esplicitando queste categorie possiamo permettere a chi ci ascolta informazione di comprendere che non sono un dato per scontato, ma che anche queste configurazioni identitarie hanno una storia, sono costruite, dipendono da equilibri socio-economico, politici, giuridici, e il fatto che vengano nominate per me ha anche una funzione di tipo politico-culturale. Poi c'è anche una pratica che è quella legata a capire spesso che, a partire dalla mia professione, la possibilità di posizionarsi. Cioè,
Le mie materie mi danno la possibilità di dirmi uomo, omosessuale, maschio, di classe media, con delle caratteristiche fisiche di un certo tipo, quindi mi permettono per l'ambito d'applicazione. E quindi è importante dirsi, non spaventandosi della dimensione qualitativa ed emotiva che apparentemente è femminile, no? Se vogliamo, in termini stereotipati. Quindi superare anche questo tipo di stereotipo. E poi un'altra pratica che forse è, come dire, è ancora più personale, la possibilità di mettersi in ascolto e di raccontare delle storie e di raccontarsi, perché la diserzione principale è proprio essere all'interno di una nuova narrazione. Di una nuova narrazione, perché non vorrei che qualcuno fraintendesse, le persone che ci hanno seguito, io non sto dicendo che tutti i maschi indistintamente siano violenti e criminali. Non siamo caratterizzati da dimensioni biologiche che portano ad un comportamento, ma dico che adesso è ora che i maschi prendano la parola, facendo capire che la loro è una differenza tra le differenze, non un dato per scontato. Esplicitarlo, come dicevamo prima, significa metterla in discussione, ma abbiamo bisogno anche di nuove narrazioni, di nuovo immaginario. Quindi è un problema tutto maschile. Non possiamo evidenziare soltanto la dimensione della vittima tacendo sul carnefice. Non possiamo dire che tutto ciò che alcuni maschi fanno non ci riguardi, perché riguarda il nostro modello di costruzione identitaria, ed è anche ora che i maschi dicano da che parte stanno, e hanno due possibilità, non ce ne sono tante, non si può nicchiare, non ci si può nascondere dietro un dito, o stanno dalla parte del problema o stanno dalla parte della soluzione, e credo che non ci sia più tempo per decidere. Sì, e in particolare aggiungerei, non è tempo di dire not all men. Assolutamente. Allora, c'è una domanda molto interessante che volevo porle in chiusura da un ascoltatore, Andrea. Si può dire che il concetto di maschilista, mascolinità, è diretta conseguenza di quella che si definisce norma eterosessuale e che agisce indifferentemente dal sesso, dal genere, dal ruolo? C'è tantissima letteratura rispetto a queste dimensioni, e le posizioni più radicali sono quelle rappresentate per esempio da tutta la teorizzazione queer, che mette in discussione ogni posizionamento normativo. Molto utile e affascinante per quello che sostiene, con tutte le varie declinazioni, ma... credo che in Italia bisogna tornare proprio a delle dimensioni che sembrano meno, come dire, un po' più ortodosse nell'analisi. Cioè, io continuerei a pensare alla dimensione intersezionale del genere insieme agli orientamenti sessuali, insieme alle identità di genere, mitigando ogni possibilità di immaginare queste categorie come categorie essenziali. Cioè, sono delle, tutte sono costruite. Tutte fanno riferimento ad equilibri socio-culturali, economici, politici e via dicendo. Bisogna semplicemente stare attenti a non darle per scontate, anche se siamo all'interno delle costruzioni. Quindi non credo che ci sia soltanto la norma eterosessuale, altrimenti come potremmo spiegare l'omonormatività, per esempio? Certo, qualcuno potrebbe dire che dipende sempre dalla norma fondamentale, però non so, io non sono mai propenso ad individuare un unico peccatore, ecco, perché sarebbe facile individuare un modello. I modelli si rielaborano, si riarticolano, ed è sempre possibile, e vi è sempre la possibilità che attraverso queste nuove riarticolazioni si possano configurare delle narrazioni egemoniche. Allora, dato che abbiamo il terzo intervento da far cominciare, sì, certo, io chiuderei con la nostra domanda di rito, che sono i consigli di lettura per approfondire questi temi che, come abbiamo visto, sono molto complessi e possono essere affrontati da più punti di vista, quindi non possono naturalmente essere esauriti nel corso di questa conversazione. Allora, io direi, per esempio, sicuramente tutti dei lavori che si possono posizionare tra teoria sociale e teoria sociologica,
sono d'accordo con quanto diceva prima la collega Bianchi, avrei anch'io indicato relazioni brutali di Gio Magaraggia nel caso della rappresentazione di genere, la violenza nella cultura mediale, ma vorrei indicarvi anche tutte le elaborazioni politiche del gruppo maschile plurale. Quando sono i maschi a parlare in italiano, ci sono dei lavori molto interessanti di Stefano Ciccone, Essere maschi tra potere e libertà, di Rosenberg e Sellier del 2009, c'è sempre di Ciccone molto recente Maschi in crisi, oltre alla frustrazione. Indico anche lavori di Lorenzo Gasparrini, Diventare uomini, relazioni maschili senza oppressioni, no del rifiuto e del suo essere un problema essenzialmente maschile, e poi mi permetto di indicare alcuni dei miei, semplicemente perché intanto perché abbiamo bisogno che alcune edizioni indipendenti vengano sostenute, e quindi rileggendo anche all'interno della dimensione sociologica la maschilità e la sessualità, quindi per esempio Maschilità, devianza e crimine è molto accessibile, è di Meltemi del 2018, e tengo moltissimo ad un ultimo lavoro che si chiama Uomini che si fanno pagare, genere, identità e sessualità nel sex work maschile, tra devianze e normalizzazione, che in qualche modo recupera anche questo dato per scontato che non ci permette, per esempio, di comprendere o di immaginare che anche gli uomini si prostituiscono con altri uomini e che il loro genere, la sessualità, è tutto un frutto di una costruzione contestuale. Perfetto, io la ringrazio moltissimo. Grazie a voi. Grazie mille per aver partecipato qui con l'Università di Siena. Vi ricordo che adesso interrompo la live, ma proseguiamo con la professoressa Pio. Grazie mille e a tra pochissimo. A tra poco, grazie.